Buongiorno a tutti, sono Daniela Raviola, un'insegnante dell'Istituto Superiore Russell Moro Guarini di Torino e oggi con alcune classi della mia scuola siamo venuti qui al Salone del Gusto e a Terra Madre per presentare un progetto che per concludere un progetto che ci ha visti coinvolti nel corso di tutto lo scorso anno scolastico. Si tratta di una proposta che ci è stata fatta dalla Camera di Commercio e da Union Camere per un percorso di certificazione delle competenze di sostenibilità e digitali, a cui hanno partecipato appunto una classe dell'indirizzo amministrazione, finanza e marketing ed una classe dell'indirizzo costruzione, ambiente e territorio della nostra scuola, oltre ad una classe anche dell'istituto a indirizzo informatico dell'Avogadro. Il progetto era sperimentale e quindi, come tutti i progetti sperimentali del primo anno, abbiamo fatto da apripista con la bellezza, la meraviglia e un po' anche gli inconvenienti di un progetto sperimentale, inconvenienti che però sono stati superati, nel senso che con l'aiuto appunto delle persone della Camera di Commercio che ci hanno sempre e continuamente supportato, anche magari alcune fatiche a livello proprio informatico di utilizzo della piattaforma le abbiamo risolte. Il percorso consisteva appunto in una parte teorica con delle video lezioni sia per quanto riguarda la sostenibilità sia per quanto riguarda il digitale, e poi i ragazzi dovevano mettere in pratica quello che avevano imparato a livello teorico, avevano da effettuare dei test, da superare dei test, e poi c'è stato il project work. E per il project work la Camera di Commercio ha coinvolto i maestri del gusto, alcune aziende appunto facenti parte del circuito dei maestri del gusto. Noi siamo andati nel Canavese, i ragazzi si sono divisi in team, massimo di 4 elementi, ogni team aveva un nome, dopodiché hanno preparato delle interviste per questi imprenditori, per poter appunto chiedere loro come coniugavano la loro attività imprenditoriale con la sostenibilità. È stato per molti di loro una vera scoperta, primo perché molti dei nostri ragazzi non conoscono il territorio, non conoscono le eccellenze del territorio date da Slow Food, dai maestri del gusto, e questo gli ha permesso veramente di conoscere queste eccellenze. In più, per molti di loro la difficoltà è stata anche capire che sostenibilità e imprenditorialità, soprattutto giovanile, si possono coniugare perfettamente, e hanno lavorato moltissimo chiedendo loro proprio come, hanno scoperto come nell'ambiente agroalimentare nulla vada perduto, nulla vada sprecato, ma tutto viene riutilizzato e ripreso, proprio in un'ottica di economia circolare, che era quella dei nostri nonni, che hanno sempre fatto nelle campagne, io vengo dalle campagne, si è sempre fatta, e adesso viene completamente riscoperta. Racconto solo qualche aneddoto per raccontarvi un po' anche la giornata quando siamo andati in giro nel Canavese a fare le interviste. Allora, pioveva di rotto, ma questo non ci ha frenato. Siamo stati proprio bene, abbiamo incontrato le aziende, in particolare al mattino il primo incontro è stato con una cascina, in una cascina dove facevano allevamento. Molti non erano, la stragrande maggioranza dei miei allievi non era mai entrata in una cascina, per cui sono entrati timorosi. E l'odore, e non mi devo sporcare e quant'altro. Quindi hanno fatto proprio fatica, devo dire, perché ripeto, poi sì, hanno iniziato invece il contatto magari anche con gli animali, ci sono state cose particolarissime, c'era una mungitrice elettrica e queste mucche che stavano in fila
meglio degli umani, rispettavano la fila per farsi mungere, è una cosa che io non ho mai visto nella mia vita, la fila per delle mucche che rispettavano la fila per la mungitura. Già al pomeriggio, quando abbiamo invece visitato un'altra cascina, un altro allevamento, l'approccio è stato completamente diverso da parte dei ragazzi. Sono entrati più sicuri, non si sono lamentati, hanno girato. Ecco, questa cosa secondo me è stata proprio utile, perché parliamo tanto di natura, 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 ma poi loro il contatto vero con aspetti sia positivi che negativi che ha la natura non ce l'hanno, invece questo progetto ha permesso loro di vedere e di capire come tutto può essere riutilizzabile e si può fare oggi anche a livello importante sostenibilità. Questo è quanto, e oggi abbiamo appunto finito con la presentazione dei video, perché loro hanno fatto appunto per anche provare, verificare le loro competenze, mettere in atto le loro competenze digitali, hanno fatto tutti dei video di queste interviste che oggi sono stati riprodotti. Grazie.